ho avuto rassicurazioni dal tavolo di prefettura e questura che ci sarebbe stata una nuova rivalutazione della situazione e quindi attendiamo le prossime ore. Ci sarà un rafforzamento quindi della vigilanza, questo le hanno promesso? Sì. Hanno detto che ci sarà una rivalutazione della situazione con un rafforzamento e una diversificazione del servizio. Sono ragionevolmente preoccupata, ma sono anche fiduciosa sul fatto che si interverrà. Però ritengo che il problema vada posto in termini più generali. Oggi stesso chiederò anche al presidente dell'ANCI, a Gian Guido D'Alberto, di farsi carico di convocare un tavolo con tutti quanti i sindaci. È inaccettabile che questa problematica venga gestita da una sola comunità, da un solo comune, e credo che ci debba essere una politica assolutamente diversa. Sto scrivendo una lettera indirizzata direttamente al Ministro e al Presidente del Consiglio, perché la problematica più grave, che è quella sulla quale dai primi istanti appunto sto sottolineando, il fatto che gli accertamenti sanitari in un periodo di emergenza sanitaria devono essere fatti prima che i migranti vanno collocati nelle comunità. È inaccettabile che ci sia un collocamento dei migranti senza un accertamento sanitario e che le comunità debbano gestire questa situazione. Questa è una situazione inaccettabile.